Ero uscito tardi dal lavoro. Erano più o meno le 23 qualcosa ed ero stanchissimo. Il mio unico desiderio era tornare a casa e dormire. Anche quella volta presi la metro alla fermata centrale. C'era poca gente a quell'ora che girava ancora. Entro nel vagone e mi siedo. C'erano tipo altre 4-5 persone sparse qua e là. Tiro fuori il cellulare e inizio a scorrere sui social, tanto per passare un po' di tempo. Ad un certo punto sale un tizio alla fermata dopo. All'inizio non ci faccio caso, ma poi vedo che si siede proprio vicino a me, anche se il vagone era quasi vuoto. Lo guardo di sfuggita. Era un tipo sui 40 anni, capelli scuri, vestito normale con jeans e giacca. Aveva un'aria però, non so come dire, un po' strana. Continuavo a guardare il cellulare, ma sentivo il suo sguardo addosso. Alzo gli occhi e lo becco che mi fissa. Il suo sguardo era inquietante. Non batteva ciglio. Mi sono sentito a disagio. Quindi faccio finta di niente e torno al cellulare. Ma sentivo ancora i suoi occhi su di me. Passano un paio di minuti e quello continua a fissarmi. Comincio a sentirmi nervoso. Alzo di nuovo lo sguardo e lui era sempre lì che mi guardava immobile. A quel punto mi fa: "Ehi, hai da accendere?" Io rispondo di no e torno a guardare il cellulare, sperando che la smetta. Ma quello insiste. "Sei sicuro? Controlla bene nelle tasche." Io ho pensato: ma che vuole questo? Non sapevo che fare. Non rispondo e continuo a far finta di niente. Ma quello si avvicina ancora di più e dice: "Dai, non fare il timido. So che ce l'hai." A quel punto mi sono spaventato. Ho guardato in giro nel vagone, ma gli altri sembravano non accorgersi di nulla. Il tizio continuava a fissarmi con quegli occhi da pazzo e io ero nel panico totale. Per fortuna arriva alla mia fermata. Mi alzo di scatto per scendere, ma quello mi afferra il braccio. Aveva una forza assurda. Mi tira verso di sé e mi sussurra all'orecchio: "Non andartene così in fretta." Poi mette una mano in tasca come se stesse per tirare fuori qualcosa. In quel momento le porte si aprono. Con uno strattone mi libero dalla sua presa e scappo fuori dal vagone come un pazzo. Corro verso le scale senza girarmi indietro. Il cuore mi batteva a mille. Salgo le scale della metro tutto sudato. Esco in strada e mi guardo intorno. Era tutto normale. Gente che passava, macchine. Ma io mi sentivo ancora in pericolo. Comincio a camminare veloce verso casa. Era una serata fresca, c'era un po' di nebbia. Ad un certo punto mi sembra di sentire dei passi dietro di me. Mi giro ma non vedo nessuno. Accelero il passo. I rumori continuano, era come se qualcuno mi stesse seguendo. Ma ogni volta che mi giravo non vedevo niente. Così comincio a correre. Ma sento ancora i passi che accelerano anche loro. A quel punto ero nel panico totale. Arrivo a casa tutto affannato. Tiro fuori le chiavi con le mani che tremavano. Entro nel portone e lo sbatto dietro di me. Salgo le scale di corsa fino al mio piano. Entro in casa e chiudo a chiave. Mi butto sul divano cercando di calmarmi. Cosa cazzo era appena successo? Chi era quel tizio? Che cosa voleva? Resto lì seduto per un po' cercando di riprendermi. Poi vado in bagno a sciacquarmi la faccia. Guardo il mio riflesso nello specchio. Ero pallido e sudato. In quel momento sento un rumore dalla porta d'ingresso, come se qualcuno stesse armeggiando con la serratura. Il cuore ricomincia a battermi forte. Mi avvicino in silenzio alla porta e guardo dallo spioncino. C'era lui, il tizio della metro. Stava cercando di forzare la serratura con qualcosa. Ero paralizzato.
paralizzato dalla paura. Non sapevo come comportarmi. Corro a prendere il telefono per chiamare la polizia. Mentre compongo il numero, sento la porta che si apre. Merda. Era riuscito ad entrare. Mi chiudo in bagno e chiamo il 112. Spiego in fretta la situazione. Mi dicono di restare chiuso dentro, che stanno mandando una volante. Sento i passi del tizio in casa. Si avvicina alla porta del bagno, prova ad aprirla, ma è chiusa. Allora comincia a bussare forte. «Apri la porta! So che sei dentro!» urla. Io ero nel panico totale, tremavo come una foglia. Il tizio continuava a bussare e a urlare. Ad un certo punto sento un forte colpo come se stesse cercando di sfondarle alla porta. Non so quanto tempo sia passato, forse pochi minuti, ma a me erano sembrate ore. Poi finalmente sento delle sirene avvicinarsi. Il tizio le sente. Smette di colpire la porta. Sento dei passi veloci e poi la porta d'ingresso che sbatte. Era scappato. Poco dopo arriva la polizia. Esco dal bagno tremando. Gli agenti perquisiscono la casa, ma ovviamente non c'era più nessuno. Mi fanno un sacco di domande. Io racconto tutto quello che era successo. Alla fine mi dicono che probabilmente era un tossicodipendente in cerca di soldi per la droga. Mi consigliano di cambiare la serratura e di stare attento per un po'. Sono rimasto sveglio tutta la notte terrorizzato che potesse ritornare. Il giorno dopo ho chiamato un fabbro per cambiare la serratura. Non so se avrò il coraggio di riprendere di nuovo la metro da solo. Ragazzi, io non so che cosa fare. Questa situazione mi ha traumatizzato, ho paura di uscire di casa. So che probabilmente non lo rivedrò mai più, ma non riesco a togliermelo dalla testa. Pensando anche al fatto che conosce dove abito. Se qualcuno ha mai vissuto una cosa del genere, vi prego, ditemi come avete fatto a superarla. Io ancora oggi sono sotto shock. Condivido la mia storia per dirvi: state attenti. Se vedete qualcuno di sospetto in metro, cambiate vagone o scendete. Non fate come me che ho ignorato tutti i segnali di pericolo. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Era il 2008, avevo 25 anni e mi ero trasferita a Berlino da Milano per lavoro. Facevo la grafica in un'agenzia pubblicitaria. Il mio primo vero lavoro dopo l'università. All'inizio era tutta una figata, città nuova, gente figa, locali, feste. Mi sentivo libera e indipendente per la prima volta. Abitavo in un piccolo monolocale a Kreuzberg, un quartiere un po' hipster, ma ancora abbordabile all'epoca. Ogni giorno prendevo la U-Bahn, la metro per andare in ufficio. Mi piaceva osservare la gente, ascoltare le conversazioni in tedesco, cercando di capire qualcosa. Una sera di autunno ero uscita tardissimo dall'ufficio. Avevamo una scadenza importante e mi ero fermata a finire un progetto. Saranno state le 23 passate quando sono arrivata alla stazione di Alexanderplatz per prendere la metro. La stazione era quasi deserta. C'erano solo un paio di ubriachi che barcollavano e un tizio che dormiva su una panchina. L'atmosfera era strana e inquietante, ma ero troppo stanca per farci caso. Scendo al binario e aspetto il treno. Passano circa 5-10 minuti. Niente. Guardo il tabellone, ma non c'erano informazioni. Strano, di solito la metro a Berlino è super puntuale. Ad un certo punto sento un rumore metallico. Mi giro e vedo che stanno chiudendo i cancelli della stazione. Corro verso l'uscita, ma era già tutto chiuso. Panico totale. Provo a chiamare qualcuno con il mio Nokia 3310. Era il 2008, quindi era un telefono abbastanza attuale. Ma non c'era campo. Zero. Provo a cercare un telefono di emergenza, ma niente. La stazione sembrava completamente abbandonata. Non sapevo che fare. Ho iniziato a girare per i corridoi sperando di trovare un'uscita o qualcuno. Ma era tutto buio e deserto.
ad un certo punto ho sentito qualcosa. Sembravano delle voci. All'inizio pensavo fosse l'eco, ma poi le ho sentite di nuovo. Venivano da più direzioni. Mi sono fermata per capire da dove arrivassero. E lì ho visto una cosa che non dimenticherò mai. In fondo al corridoio c'era una figura, alta, magra, con un cappuccio nero. Stava ferma e sembrava guardarmi. Ho urlato: «Allo?» Ma non si è mossa. Così sono scappata dalla direzione opposta. Correvo come una pazza. I tacchi che risuonavano sul pavimento. Sono arrivata ad un altro corridoio e lì ne ho vista un'altra. E poi un'altra ancora. Erano ovunque. Non so per quanto ho corso. Mi sono ritrovata su un binario che non conoscevo. Era buio pesto. Sentivo ancora quelle voci. E poi ho visto le figure che si avvicinavano. Ho corso sui binari al buio. Sentivo i passi dietro di me. Ad un certo punto ho visto una luce. Era un'uscita d'emergenza. L'ho aperta e sono uscita in strada. Mi sono guardata intorno, ma non riconoscevo la zona. Ho fermato un taxi e sono tornata a casa. Il giorno successivo sono andata alla polizia a denunciare la cosa. Sapete cosa mi hanno detto? Che la stazione di Alexanderplatz non chiude mai di notte. Era aperta come sempre. Sono tornata lì quel pomeriggio. Era tutto normale. Ho chiesto in giro, ma nessuno aveva visto o sentito niente di strano la notte prima. Non sapevo che cosa pensare. Ma io so quello che ho visto. Quelle figure incappucciate erano reali. Com'era possibile? Nei giorni successivi mi sono messa a fare delle ricerche online. Sì, c'era internet nel 2008, anche se non era ancora come oggi. E ho scoperto una cosa assurda. Nel 1945, durante i bombardamenti su Berlino, centinaia di persone si rifugiarono in quella zona. Ci fu un crollo e morirono tutti, sepolti vivi. Da allora circolavano leggende su fantasmi e apparizioni in quella stazione. Ma io non ci avevo mai creduto. Cioè, erano tutte cazzate, no? Però ora non sapevo più che cosa pensare. Quello che avevo visto quella notte era troppo reale. Quelle voci, quelle figure. Mi venivano i brividi solo a ripensarci. Per settimane non ho avuto il coraggio di prendere di nuovo la metro. Andavo al lavoro in bici, anche se faceva un freddo cane. I miei colleghi avevano notato che c'era qualcosa che non andava. Ero sempre nervosa, distratta. Il mio capo mi ha anche convocata per chiedermi se avevo problemi. Ma come potevo spiegare? Chi mi avrebbe creduto? Già faticavo a crederci io stessa. Ho provato a parlarne con il mio coinquilino, un ragazzo tedesco. Mi ha guardata come se fossi pazza. Ha detto che erano solo leggende metropolitane, appunto. Che non dovevo crederci. Ma se erano solo leggende, come facevo a conoscerle? Io non potevo inventarmi una storia simile. Non sapevo nulla prima di quella notte. E poi perché proprio a me? Perché in quella stazione? Continuavo a chiedermi cosa sarebbe successo se non avessi trovato quell'uscita d'emergenza. Dove mi stavano portando? E cosa volevano da me? Era il 1996 e mi trovavo a Londra da quasi 2 anni. A 28 anni, con un laurea in tasca e senza un lavoro decente in Italia, avevo deciso di tentare la fortuna oltre Manica. La realtà si è rivelata meno rosea del previsto e mi ero ritrovato a fare pulizie nella metropolitana di notte. Non era il lavoro dei miei sogni, ma mi permetteva di vivere nella costosa capitale inglese. Una notte avevo iniziato il mio turno alle 23 alla stazione di King's Cross St. Pancras. Il corridoio della metropolitana di Londra era deserto quando notai qualcosa di strano sul muro.
Erano quasi le 2 del mattino ed era tutto calmo. Mi avvicinai, incuriosito dalla sottile linea verticale che sembrava fuori posto sulla parete di mattoni. Passai le dita sulla superficie ruvida, sentendo un leggero dislivello. Spinto da un'intuizione, premetti leggermente. Con mio stupore, una sezione del muro cedette, rivelando una porta nascosta. Spalancai gli occhi perché ero convinto di aver fatto una scoperta inaspettata. Sapevo che avrei dovuto chiudere immediatamente quella porta e dimenticare l'accaduto. Era il mio dovere, come ha detto le pulizie, segnalare qualsiasi anomalia, non investigare personalmente. Ma la curiosità ebbe la meglio. Con un'ultima occhiata alle mie spalle per assicurarmi di essere solo, mi infilai nell'apertura. Mi trovai in un corridoio buio e angusto. L'aria era densa e umida, con un odore acre che non riuscivo a identificare. Accesi la torcia che tenevo sempre con me, regalo di mio padre quando gli dissi che avrei lavorato di notte. Il fascio di luce rivelò pareti scrostate e un pavimento coperto di polvere. Impronte recenti sulla polvere indicavano che qualcuno era passato di lì non molto tempo prima. Avanzai cautamente. Il corridoio sembrava allungarsi all'infinito, curvando leggermente verso sinistra. Il silenzio era opprimente. Dopo quella che sembrò un'eternità, il corridoio si allargò, sfociando in uno spazio più ampio. La stanza era un caotico miscuglio di vecchio e nuovo. Scatole di cartone si ammucchiavano accanto a sofisticate apparecchiature elettroniche. Su un tavolo, pile di documenti e quello che sembravano essere passaporti di varie nazionalità. In un angolo, una stampante di ultima generazione ronzava sommessamente. Realizzai con crescente orrore di essere inciampato in qualcosa di grosso e pericoloso. Questa non era la tana di qualche senzatetto, ma un'operazione criminale organizzata. Il mio istinto mi urlava di scappare, di tornare al mio lavoro e fingere di non aver visto nulla. Ma proprio mentre mi voltavo per andarmene, sentii delle voci avvicinarsi dal corridoio. Il panico mi paralizzò per un istante. Poi, guidato dall'istinto di sopravvivenza, mi nascosi dietro un mucchio di casse, cercando di farmi il più piccolo possibile. Trattenni il respiro mentre 3 uomini entrarono nella stanza. Parlavano in un inglese stentato, con forti accenti dell'Europa dell'Est. Le loro voci erano basse e tese, mentre discutevano di una consegna imminente e di problemi alla dogana. «Il carico arriva domani», disse uno di loro, la voce roca e nervosa. «Dobbiamo assicurarci che tutto sia pronto». «E i documenti?» chiese un altro. «Sono pronti?» «Quasi», rispose il terzo. «Mancano solo gli ultimi dettagli. Sarà tutto pronto in tempo». Cercavo disperatamente di non fare alcun rumore. Ogni muscolo del mio corpo era teso, pronto a scattare. Gli uomini continuarono a discutere dei loro piani, menzionando nomi e luoghi che non riconoscevo. Parlarono di rotte di trasporto, di contatti alla dogana, di pagamenti da effettuare. Ogni parola che sentivo mi confermava di essere finito nel mezzo di un'operazione criminale di vasta portata. I minuti passavano, la mia posizione dietro le casse diventava sempre più scomoda. Ma non osavo muovermi. Un movimento sbagliato, un rumore fuori posto, e sarei stato scoperto. Improvvisamente il piede scivolò leggermente, facendo cadere una piccola scatola. Il rumore, per quanto lieve, sembrò rimbombare nella stanza come un colpo di cannone. Le voci si interruppero bruscamente. «Che cos'è stato?» chiese la voce roca che avevo sentito prima. Sentii passi avvicinarsi al mio nascondiglio. Il panico prese il sopravvento e in un istante balzai fuori dal mio rifugio, spingendo uno degli uomini e correndo verso l'uscita. Dietro di me, grida di sorpresa si trasformarono rapidamente in urla di rabbia. «Prendetelo!» urlò uno di loro. «Non deve uscire da qui!» Corsi lungo il corridoio buio. Sentivo i loro passi pesanti, le loro voci arrabbiate che si avvicinavano sempre di più.
quel corridoio sembrava infinito. Ogni curva, ogni svolta mi faceva sperare di vedere l'uscita. Ma c'era solo più oscurità. I polmoni mi bruciavano, le gambe mi facevano male, ma la paura mi spingeva ad andare avanti. Finalmente vidi la porta da cui ero entrato. Con un ultimo scatto disperato mi lanciai verso di essa. Le mani mi tremavano mentre cercavo di aprirla. Per un terribile momento pensai che fosse bloccata. Ma poi cedette. Mi precipitai nella stazione, ma non osai fermarmi. Corsi attraverso i corridoi deserti della metropolitana. Il respiro pesante, affannoso. Dovevo trovare un'uscita, qualcuno che potesse aiutarmi. Svoltai in quello che credevo fosse un passaggio verso l'uscita, ma mi ritrovai invece in un tunnel di servizio. Era un vicolo cieco. Fu allora che notai una botola sul soffitto. Era la mia unica speranza. Mi arrampicai su un vecchio armadietto metallico. Proprio quando riuscii a sollevarla, vidi le ombre di quelli all'ingresso del tunnel. Mi sforzai ancora di più e mi missai verso l'apertura, chiudendola dietro di me. A quel punto mi ritrovai in un'area tecnica della stazione, circondata da cavi e macchinari. Sotto di me sentivo le voci concitate degli uomini che mi cercavano. «Dove diavolo è andato?» sentì uno di loro imprecare. «Non può essere andato così lontano», rispose un altro. «Cercate ovunque!» Dopo un po' le voci iniziarono ad allontanarsi. Lentamente, molto lentamente. Mi rilassai un po', ma sapevo che non ero ancora al sicuro. Con cautela iniziai a muovermi nell'area tecnica, cercando un'uscita. Era un labirinto di tubi, cavi, macchinari. Più di una volta fui sul punto di perdermi, ma la disperazione mi spingeva avanti. Finalmente, dopo quello che sembrò davvero tanto tempo, vidi una luce in lontananza. Mi avvicinai con cautela e scoprì che proveniva da una grata di ventilazione. Attraverso di essa potevo vedere una parte della stazione che non riconoscevo. Spostai la grata e mi calai nella stazione. Ero vicino ai binari, in una zona che sembrava essere utilizzata per la manutenzione. L'orologio sulla parete segnava le 3:17. Il mio turno sarebbe finito tra poco, più di un'ora, ma dubitavo che qualcuno si sarebbe accorto della mia assenza. Mi diressi verso quella che speravo fosse l'uscita principale della stazione. Mentre andavo via, temevo che i miei inseguitori potessero apparire dal nulla. Finalmente vidi le scale che portavano in superficie. Con le ultime energie rimaste le salì di corsa. Faceva freddo quella notte, ma non mi fermai. Continuai a correre, guardandomi costantemente alle spalle, terrorizzato all'idea che potessero ancora essere dietro di me. Solo quando fui a diversi isolati di distanza, in una zona più frequentata della città, mi permisi di rallentare. Mi appoggiai ad un muro, con il respiro affannoso, le gambe che mi tremavano. Ero riuscito a fuggire, ma sapevo che la mia avventura era tutt'altro che finita.